mano, filo e uncinetto. Per 3 anni Giuseppina La Cetera, sarta bitontina in pensione, ha cucito e messo assieme oltre 50 pezzi tra personaggi e decorazioni all'interno di un presepe alternativo fatto rigorosamente a mano, come molti altri addobbi presenti in casa. Un'opera cominciata nel 2020, quando, tablet alla mano, ha cominciato a scegliere i personaggi da cucire. Dalla pandemia iniziai a stare sempre chiusi in casa perché non potevamo uscire. Incominciai a trovare tutti questi soggetti del presepe. A me piace realizzarle. Li salvavo, poi a Nicola dicevo: Nicola, mi vuoi fare le fotocopie? E lui mi faceva le fotocopie. Mano in mano, mo facevo uno, mo facevo l'altro. Io ho ripreso l'altro anno, quest'anno ho finito e ho realizzato, perché il mio sogno era questo. Nelle cassette in legno verniciate dal marito Michele c'è il pastore assopito, il fabbro con l'incudine e martello, le ricamatrici con matassa e telaio, il fruttivendolo con le piccole cassette di verdura, la fioraia con un mazzolino di fiori di campo, l'asino che gira le macine, il mulino e il panettiere, il pizzaiolo che inforna le pizze, il pescatore al lago, una donna che stende i panni e poi i personaggi più importanti della Natività, Maria, Giuseppe e Gesù Bambino, oltre i 3 re magi, ed è tra loro il personaggio più complicato. Ma il cammello è il più difficile. Una casa vero tempio del fatto a mano. Addobbi realizzati all'uncinetto con il panno Lenci, palline di Natale all'albero cucite a punto croce con i nomi di figli e nipoti: Nicolangelo, Tommaso, Antonella, Michele, Elena e Santiago, e a svettare in cima un angelo biondo con un centrino a far da sfera di luce. Una vera passione nata da bambina. Piace a me fare l'uncinetto e realizzare le cose. Da piccola facevo un altro lavoro, però questa era la mia passione per la vecchiaia. Mentre con qualche lacrima d'emozione ci mostra Gesù Bambino, anche la dedica speciale per quest'opera. Alla mia famiglia, mio marito, i miei figli, i miei nipoti.